E adesso parliamo delle varie forme di insonnia, soprattutto in estate con il caldo. Quali sono i rimedi e soprattutto i consigli del medico? Dormire poco o farlo male, svegliarsi ancora più stanchi di quando ci si è coricati. Sono queste le principali caratteristiche dell'insonnia, un disturbo che in Italia colpisce circa un quinto della popolazione. Quando le varie fasi del sonno, dall'addormentamento al risveglio, passando per le fasi profonde di sogno, si accorciano al di sotto delle 5, delle 4 ore rispetto alle 7, 8 ore fisiologiche, e quando questo si reitera giorno dopo giorno per lunghi periodi, allora entriamo nella patologia del sonno. Alle notti in bianco spesso ci si rassegna, ma trascurare un'insonnia può esporci al rischio di numerose patologie, da quelle di tipo endocrino fino a quelle cardiocircolatorie o psichiatriche. Il sonno ha una fisiologia fondamentale, che non è soltanto quella di riposare in qualche modo il fisico, ma per esempio ha la finalità di stabilizzare tutti i ricordi e le cose apprese, sperimentate nelle 24 ore precedenti. Ha funzioni ormonali importantissime, ha funzioni di regolatore di una parola difficile, omeostasi, ma che significa poi in qualche modo ancora una volta il benessere globale del nostro organismo. I farmaci che inducono o aiutano a mantenere il sonno, i cosiddetti ipnotici, devono essere usati con molta cautela, perché non privi di effetti collaterali e di controindicazioni. L'arrivo al farmaco ipnotico è soltanto un approdo finale che deve essere raggiunto sotto guida specialistica e solo se veramente indispensabile, ma occorrerebbe passare attraverso tutta una serie di altri tentativi prima dell'utilizzo del farmaco. Si chiama stimolazione transcranica in corrente continua, un dispositivo portatile che manda al cervello onde impercettibili, capaci di indurre il sonno. Lo stanno sperimentando ricercatori del Policlinico Gemelli e dell'Università La Sapienza di Roma. La sperimentazione ci fa investigare la possibilità di modulare attraverso questa corrente l'eccitabilità dei circuiti nervosi che regolano il tono della veglia e il tono del sonno. Se la ricerca risulterà efficace, questa macchina del sonno potrebbe diventare un ausilio terapeutico fondamentale per gli insonni cronici. Per tutti invece, ecco alcune buone regole per sogni, se non d'oro, almeno tranquilli. La prima regola è che i problemi seri uno durante la notte non li risolve mai non dormendo. Il secondo aspetto è arrivare alla sera possibilmente stanchi, fisicamente e mentalmente, quindi giornate attive. Ci sono persone che si bevono una buona camomilla, c'è qualcuno che fa un bagno caldo, rilassante, ma non magari la doccia prima di andare a dormire, quindi sono in genere quasi dei rituali, se vogliamo, che predispongono l'organismo ed in primis il cervello ad andare verso la fase di sonno, che, non dimentichiamo, è un terzo della nostra vita.